Ciao a tutti, sono Lauren, sono qui per offrirvi un'altra sequenza di yoga. Questa settimana volevo offrirvi diverse sequenze, ma sequenze a livello base. Questo è utile per una persona che sta cominciando, ma è anche utile per qualcuno che sta praticando da tempo e vuole riguardare come fare le posizioni, se i piedi sono messi bene, se la schiena è allineata bene. Perciò, cominciamo. Lasciamo chiudere gli occhi, allunghiamo sulla schiena, ascoltiamo il respiro. Controlliamo che la schiena è al centro, che sta allungando su dritto e non va in avanti o indietro. Apriamo bene le scapole indietro. E cominciamo a fare il respiro profondo, il respiro yogica. Inspirando, gonfiamo prima l'addome, poi il petto, sollevando leggermente le spalle. Ed espirando, abbassiamo le spalle, comprimendo il petto e l'addome. Inspiriamo. Espiriamo. Inspiriamo. Espiriamo e dopo il prossimo inspiro cantiamo il canto dell'Om 3 volte insieme. Controlliamo che abbiamo la bocca aperta con la O e la bocca chiusa con la M e durano più o meno lo stesso tempo. Inspiriamo. Inspiriamo, sentiamo la vibrazione del canto. Inspiriamo. E abbassiamo la testa, portiamo le braccia giù. Inspirando, solleviamo le braccia e la testa, allunghiamo verso alto. Espiriamo giù. Inspiriamo su. Espiriamo giù. Inspiriamo su, mani insieme, palme delle mani verso alto, allunghiamo, giriamo verso destra, e sinistra, portiamo giù le braccia. Inspirando, allunghiamo la schiena, giriamo. Torniamo al centro, allunghiamo il braccio, destra, flettiamo verso sinistra. Flettiamo in avanti. E torniamo su. Portiamo l'altra gamba in avanti e abbassiamo le braccia. Inspiriamo su. Espiriamo giù. Inspiriamo su. Espiriamo giù. Inspiriamo su. Mani insieme, palme delle mani verso alto. Allunghiamo. Giriamo. Portiamo giù le braccia, allunghiamo la schiena, andiamo più in torsione verso destra. Torniamo al centro, allunghiamo il braccio a sinistra, flettiamo verso destra, scendiamo in avanti. E veniamo su, appoggiamo le mani indietro, apriamo bene il petto. E al centro, andiamo in avanti sulle mani e le ginocchia. Apriamo bene le mani, teniamo dentro l'addome, allunghiamo bene la schiena e spostiamo il peso un pochino in avanti e indietro.
Fermiamo il centro. Espirando, curviamo la schiena, abbassiamo la testa e anche qui spostiamo il peso in avanti, teniamo. Indietro. E al centro. Inspirando, inarchiamo, guardiamo in alto. Espirando, curviamo. Inspirando, inarchiamo. Espirando, curviamo. Inarchiamo e arriviamo al centro. Allunghiamo la gamba destra indietro. Allunghiamo il braccio sinistro in avanti. Cerchiamo di tenere tutti e due paralleli al pavimento. E l'obiettivo è di allungare il braccio sinistro più in avanti possibile, la gamba destra più indietro. Sempre presente con il respiro. E scendiamo all'altro lato. La gamba sinistra indietro, il braccio destro in avanti. Attenzione con il respiro. L'allungamento. Senza mai trattenere il respiro. Vogliamo che il respiro è quello che guida la pratica. E scendiamo. Allunghiamo le gambe indietro. Qui vogliamo avere le spalle, i gomiti sopra i polsi. Vogliamo creare una linea dritta dalla testa ai talloni. Perciò dalla testa, le spalle, il bacino, talloni. Respiro presente. Quando scendiamo sul petto per Chaturanga Dandasana, spostiamo il peso leggermente in avanti, i gomiti restano vicino al corpo e scendiamo. Arriviamo con il petto e poi la pancia. Tiriamo le scapole indietro, spingiamo giù con le mani, collo del piede appoggiato al pavimento. Cani con la testa in su. Restiamo qui. Se volete possiamo guardare indietro a un tallone e poi l'altro. Uno e l'altro. Al centro. Andiamo sui punti di piedi, solleviamo il bacino. Cani con la testa in giù. Restiamo qui. Apriamo bene le mani. I pollici guardano uno verso l'altro, il medio che punta in avanti. Il base dell'indice è ben appoggiato giù. Le braccia sono forti, la testa cade giù, lo sguardo verso le ginocchia e il polpaccio. Le orecchie lontane dalle spalle, vogliamo tenere le spalle in su e lasciare la testa cadere verso basso. Vogliamo allungare bene la schiena, vogliamo sollevare il coccige su. Vogliamo cercare di spingere i talloni verso il pavimento, senza accorciare la posizione. E guardiamo in avanti, camminiamo in avanti. Lasciamo i piedi un po' distanziati, flettiamo le ginocchia, teniamo i gomiti e dondoliamo a destra e a sinistra. Portiamo le mani sui fianchi, srotoliamo su e veniamo in piedi. Portiamo i piedi insieme, le braccia lungo il corpo. Quando siamo qui in Tadasana con i piedi insieme, dobbiamo controllare che stiamo radicando con tutti e quattro punti del piede, l'interno, l'esterno, l'interno dal tallone, l'esterno dal tallone, su entrambi i piedi. Le braccia lungo il corpo, teniamo le spalle aperte, le scapole indietro. Se volete possiamo girare le palme delle mani in avanti per aiutare questa apertura del petto. Chiudiamo un attimino gli occhi, ascoltiamo il respiro. E poi portiamo le mani davanti al cuore. Facciamo un bel inspiro profondo.
Respirando, apriamo gli occhi, cominciamo, saluto sole. Inspiriamo, solleviamo le braccia su. Espirando, flettiamo in avanti. Portiamo la testa verso le ginocchia, se è fattibile, lasciamo il peso della testa cadere verso basso. Appoggiando la mano, allunghiamo in avanti. Idealmente vogliamo sollevare bene il coccige, guardare in avanti e allungare bene la schiena. Da qui appoggiamo bene le mani, portiamo i piedi indietro, se volete una alla volta, se volete saltando indietro. E ci ritroviamo qui. Abbiamo le spalle, i gomiti sopra i polsi, il corpo dritto. Scendiamo, Chaturanga Dandasana. Notiamo che i piedi restano alla stessa distanza delle mani. Appoggiamo il collo del piede. Veniamo su, cani con la testa in giù. In su. Andiamo sui punti del piede, solleviamo il bacino. La nostra distanza è proprio questo. Non portiamo i piedi più vicini, lasciamoli lì indietro. E spingiamo indietro, cani con la testa in giù. Guardiamo in avanti, andiamo in avanti con i piedi. Piedi uniti. Espirando, flettiamo. Inspirando, torniamo su in piedi, allunghiamo le braccia su. E portiamo le mani davanti al cuore. Adesso facciamolo con il respiro. Inspiriamo le braccia su. Espiriamo in avanti. Inspirando, allunghiamo in avanti. Espirando, portiamo i piedi indietro. E scendiamo, Chaturanga Dandasana. Inspirando, cani con la testa in su. Espirando, cani con la testa in giù, restiamo qui. L'ombelico tira in dentro verso la colonna vertebrale. Guardiamo in avanti, andiamo in avanti con i piedi. Espirando, flettiamo, inspiriamo su. Ed espirando le braccia giù, un'altra volta, inspiriamo su. Espiriamo in avanti. Allunghiamo la schiena, andiamo indietro, scendiamo. Inspirando su, espirando, cani con la testa in giù. Sono tanti piccoli cambiamenti che possiamo fare qui in cane con la testa in giù per creare il massimo allungamento della colonna vertebrale, cercando di comprimere la tensione tra le vertebre. E guardiamo in avanti, andiamo in avanti con i piedi. Espirando, flettiamo, inspiriamo su. Ed espirando le braccia giù. Saluto sole B. Utkatasana, posizione della sedia. Flettiamo le ginocchia, stringiamo insieme i piedi. Le ginocchia, le mani vengono in alto. Le braccia sono in linea con le orecchie. Immaginiamo che possiamo sederci giù. Controlliamo di nuovo i piedi che stiamo schiacciando giù con tutti i quattro angoli di ogni piede. Ed respiro il presente. Il petto è aperto. E poi espirando, flettiamo in avanti la testa verso le ginocchia. Inspirando, allunghiamo la schiena in avanti. Poi appoggiamo giù le mani e saltiamo indietro. Scendiamo, Chaturanga Dandasana. Inspiriamo, cani con la testa in su. Espirando, cani con la testa in giù. Portiamo il piede destro in avanti tra le mani. Se non arriva all'inizio, possiamo usare la mano destra e portarlo in avanti. Vogliamo avere il ginocchio sopra il tallone. Poi appoggiamo il tallone sinistro e quello dietro verso il pavimento. Veniamo su con il busto, le braccia su. Il petto e le spalle sono girate verso il ginocchio destro. Controlliamo il piede dietro,
Il mignolo, la sterna e il piede sono appoggiati bene al pavimento. Il respiro è presente, sentiamo la forza nelle gambe. E scendiamo, portiamo il piede indietro, Vinyasa. Questi sono sempre un'opzione, quando porti la gamba indietro, se volete tornare in cane con la testa in giù, senza fare il Vinyasa, va benissimo. E portiamo il piede sinistro. Vieni avanti tra le mani. Il tallone destro giù al pavimento e veniamo su. Se guardiamo il piede dietro, è girato un angolo 30 gradi verso l'interno. Portiamo le braccia su, flettiamo bene il ginocchio a sinistra. Forza nelle gambe, resistiamo. Petto aperto. Scendiamo, portiamo la gamba sinistra indietro, se volete Vinyasa, se no andiamo semplicemente cani con la testa in giù. Di nuovo ascoltiamo il respiro, cerchiamo quell'allungamento nella schiena, nel collo. E guardiamo in avanti, un bel salto in avanti. Allunghiamo la schiena in avanti, espirando flettiamo. Inspirando, Utkatasana spring, spingiamo insieme le ginocchia, i piedi, le braccia su. E veniamo su in piedi. Proviamolo seguendo il respiro. Inspirando, Utkatasana. Espiriamo in avanti. Inspirando allunghiamo, espirando saltiamo e scendiamo. Inspiriamo cani con la testa in su, espirando cani con la testa in giù, piedi destro tra le mani, tallone sinistro giù, inspiriamo, guerriero. Espirando scendiamo. Gambe indietro, scendiamo. Inspiriamo su. Espirando cani con la testa in giù, piede sinistro tra le mani, talloni destro giù. Inspiriamo guerrieri 1. Espirando scendiamo. Gambe indietro, Vinyasa. E restiamo qui. Adho Mukha Svasana. Cani con la testa in giù. È nostra posizione di riposo, di sentire il contatto con il pavimento, di riascoltare il respiro. Guardiamo in avanti, saltiamo in avanti. Allunghiamo la schiena, espirando flettiamo. Inspirando Utkatasana. E veniamo su in piedi, portiamo le braccia lungo il corpo. Chiudiamo gli occhi e ascoltiamo il respiro. Vediamo come è cambiato il respiro dall'inizio della pratica. Notiamo l'energia nel corpo, dando l'attenzione al corpo sottile, al corpo energetico. E riapriamo gli occhi. Spostiamo il peso sul piede destro, solleviamo il piede sinistro, Rakshasana, posizione dell'albero. Per cominciare possiamo appoggiare giù il piede, il punto del piede è ancora appoggiato al pavimento, così facciamo meno fatica per l'equilibrio. Il ginocchio aperto verso l'esterno, le mani davanti al cuore. Se questo avviene facilmente possiamo salire con il piede sul polpaccio. Lasciamo il pianto del piede appoggiare bene sul polpaccio, tenendo sempre il ginocchio ben aperto verso l'esterno. Quella è la cosa più importante. Se sentiamo comodo in equilibrio qui, possiamo salire ancora di più, andando sopra il ginocchio. Non vogliamo premere
contro il ginocchio, perciò sotto e sopra. Ginocchio aperto all'esterno, mani davanti al cuore. Respiro presente. Notiamo il piede destro, appoggiato al pavimento a tutti i quattro angoli del piede, sono appoggiati bene. Quando volete, scendiamo. Spostiamo il peso dall'altro lato. Se fate fatica con l'equilibrio, è importante di fissare un punto 1,5 metri, 2 metri davanti a te. Questo si chiama drishti, è il punto che fissa gli occhi. È come avere un altro punto di appoggio. Possiamo cominciare con il piede appoggiato al pavimento. E poi magari sale sul polpaccio. E magari sale sopra il ginocchio. Respiro presente. Importante con l'equilibrio, che ogni giorno proviamo l'equilibrio con curiosità. La nostra pratica non è una competizione, non è una cosa per giudicare come stiamo facendo il nostro performance della giornata. È proprio per ascoltarci, per vedere, ah caspita, ieri ho fatto tanto sport e oggi faccio più fatica a fare questo, ma sono più stabile a fare quest'altra cosa. Viceversa, magari una cosa emozionale, ho avuto una bellissima giornata e adesso le posizioni vengono più facilmente. Magari ho avuto una brutta giornata e vengono più facilmente. E poi scendiamo. Veniamo in avanti. Inspirando, solleviamo le braccia. Espiriamo giù. Inspiriamo, allunghiamo la schiena. Andiamo indietro, scelta vostra, cani, con la testa in giù, se volete, vinyasa. Ah, a proposito, vinyasa. Vinyasa è questa sequenza qui. Da Chaturanga Dandasana. Cani con la testa in su. Cani con la testa in giù. Avete sempre l'opzione, o magari le spalle sono stanche o per qualsiasi motivo, che quando vai indietro, eravamo qui a allungare in avanti, quando vai indietro fai soltanto un cane con la testa in giù. Molto importante questo per ascoltare il corpo, per non cercare sempre di sfidare, ma anche accettare i giorni che il corpo non vuole fare tutto. Appoggiamo bene il piede destro, il piede sinistro e lasciamo la gamba destra sollevare dietro. Magari poco, magari tanto. Guardiamo in avanti, portiamo il piede in avanti tra le mani. Restiamo qui, questa volta lasciamo il tallone dietro, su. Il piede destro è appoggiato bene tra le mani, il ginocchio è sopra il tallone. È importante di non spingere il ginocchio oltre, di portare il piede abbastanza in avanti, così non andremo a forzare troppo sul ginocchio. Lasciamo la mano sinistra giù e solleviamo il braccio destro andando in torsione. Cercando di portare la spalla destra sopra la spalla sinistra e allungare sul braccio. Ascoltiamo il respiro qua. E portiamo giù la mano. Portiamo giù il tallone sinistro, quello dietro, come abbiamo fatto prima. Spingiamo giù. Con il piede destro solleviamo il busto, guerriera di uno. Portiamo le mani sul bacino, apriamo il bacino adesso verso sinistra. Così il ginocchio destro apre come abbiamo fatto nell'albero, apre dritto verso destra e apriamo le braccia. A destra e a sinistra, le mani sono all'altezza delle spalle e spingono verso basso con energia, le spalle si abbassano e la testa guarda verso la mano destra, guerrieri due. Controlliamo che stiamo spingendo giù con l'esterno del piede sinistro dietro.
adesso allunghiamo la gamba destra. Allunghiamo con il corpo verso destra. Immaginiamo che stiamo scivolando su un muro dietro la schiena. E poi quando vogliamo, portiamo la mano destra giù sulla gamba, magari va sulla gamba, sulla caviglia, sul piede. Il braccio sinistro su, Trikonasana, importante in Trikonasana. Lasciamo bene l'appoggio del piede sinistro, sentiamo l'allungamento della gamba. L'anca sinistra resta in su, in su, in su. Spalla destra sotto la spalla sinistra, così abbiamo l'apertura del petto. E il braccio sinistro su. Respiro presente. E torniamo su. Flettiamo di nuovo il ginocchio. Ginocchio destro. Portiamo le mani sui fianchi, così sentiamo bene la differenza del bacino in guerrieri 1 e guerrieri 2. Chiudiamo il bacino. In avanti, verso il ginocchio destro. Spingiamo leggermente. Continuiamo di radicare giù con il piede dietro, con l'esterno del piede, se no andiamo a mettere troppo forza, troppo peso sul ginocchio. E allunghiamo le braccia su, guerrieri 1. Portiamo le mani giù, portiamo il piede indietro. Scendiamo giù, se volete, se no carica la testa in giù. Carica la testa in su. Cane con la testa in giù. Sentiamo bene l'appoggio del piede destro. Solleviamo la gamba sinistra indietro. Guardiamo in avanti, portiamo il piede in avanti tra le mani. Lasciamo giù la mano. Destra questa volta e solleviamo il braccio sinistro. Respiro presente. È interessante soprattutto in torsione, se porti tanto respiro all'addome, sentire il contatto dell'addome e la coscia, sentire il ritmo del respiro. Portiamo giù la mano, abbassiamo il tallone dietro, veniamo su con il busto, guerrieri 1. Tutti i nostri controlli dei piedi, quello avanti, quello dietro, il ginocchio che vuole andare sopra il tallone. Portiamo le mani sui fianchi, apriamo il bacino verso destra. Lasciamo bene il ginocchio a sinistra aperto verso sinistra. Apriamo le braccia. Guardiamo sopra la mano sinistra. E poi allunghiamo la gamba sinistra. Allunghiamo verso sinistra. Cominciamo a scendere in Trikonasana. Spalla destra verso alto, lo sguardo in alto. E torniamo su. Flettiamo il ginocchio a sinistra. Portiamo le mani sul bacino. Giriamo il bacino verso il ginocchio. Sinistra. Allunghiamo le braccia su. Portiamo le mani giù, portiamo la gamba sinistra indietro, vinyasa. Guardiamo in avanti, saltiamo in avanti. Allunghiamo. Flettiamo. Utkatasana. E veniamo su in piedi. Un'altra sequenza. Utkatasana. Flettiamo in avanti. Allunghiamo la schiena, saltiamo indietro. Vinyasa.
Solleviamo la gamba destra indietro. Portiamo il piede destro in avanti. Tra le mani. Portiamo il tallone dietro, giù, guerrieri 1. Apriamo direttamente in guerrieri 2. Portiamo il palmo della mano destra su, allunghiamo indietro. Appoggiamo la mano sinistra sulla gamba dietro. E veniamo su. Pieghiamo il gomito destro, appoggiamo il gomito sul ginocchio. Portiamo il braccio sinistro in linea con l'orecchio. Allunghiamo il più possibile dalla mano sinistra al tallone. E torniamo su. Allunghiamo la gamba. Portiamo le mani sui fianchi. Chiudiamo le dita del piede. Destra verso l'interno. Così tutti e due abbiamo, su tutti e due i piedi, dita del piede verso l'esterno, il tallone un pochino verso l'esterno. Allunghiamo il petto in avanti parallelo al pavimento. E poi lasciamo la testa cadere verso il pavimento. Lasciamo le mani scivolare giù sulle gambe fino ai talloni. Se volete appoggiamo la testa giù. Portiamo le mani sui fianchi, allunghiamo la testa in avanti, veniamo su. Apriamo di nuovo il piede destro verso avanti, apriamo le braccia, flettiamo ginocchio guerrieri 2, chiudiamo guerrieri 1. E scendiamo, gamba destra indietro, vinyasa. Solleviamo la gamba sinistra. Portiamo il piede in avanti, tra le mani. Talloni dietro giù, veniamo su con il busto guerrieri 1. Apriamo guerrieri 2. Palma della mano sinistra su, allunghiamo indietro. Torniamo su. Pieghiamo il gomito, appoggiamo il gomito a sinistra sul ginocchio, braccio destro in linea con l'orecchio, allunghiamo tutto il lato destro del corpo. Torniamo su. Allunghiamo la gamba, portiamo le mani sui fianchi, chiudiamo le dita dei piedi verso l'interno, flettiamo in avanti. Scendiamo con la testa giù. Lasciamo le mani scivolare giù sulle gambe. Ascoltiamo il respiro. Portiamo le mani sui fianchi, allunghiamo la schiena in avanti, torniamo su. Apriamo le braccia, di nuovo apriamo piede sinistro a sinistra. Flettiamo il ginocchio. Guerrieri 1. E scendiamo. Portiamo la gamba indietro, vinyasa. E cani con la testa in giù. Guardiamo in avanti, saltiamo in avanti in una posizione seduta. Se volete, incrociamo le gambe. E appoggiamo giù. Allunghiamo le gambe in avanti. Stacchiamo i glutei a destra e a sinistra. Allunghiamo bene la schiena. Appoggiamo le mani vicino. Il corpo allunghiamo. Poi allunghiamo le braccia in avanti. Se volete attiviamo le cosce. Così sollevano per alcuni di noi. Solleviamo i talloni. Altre persone hanno il polpaccio e le ginocchia diverse che... Non importa quanto forzi con le cosce, non alzano i talloni, non c'è problema. È importante di attivare bene bene le cosce, così stiamo già allungando sotto la gamba.
braccia in avanti, rilassiamo le cosce, allunghiamo il busto in avanti e flettiamo in avanti. Paschimottanasana, piegamento in avanti da seduto. Se volete anche qui possiamo staccare i glutei un pochino a destra e a sinistra. Cerchiamo di mandare il coccige ancora più indietro, di portare la pancia più in avanti, l'addome verso le cosce, petto verso le ginocchia, la testa oltre le ginocchia. Sempre con il respiro. Allunghiamo in avanti, veniamo su, appoggiamo le mani indietro, puntiamo i piedi, solleviamo il bacino, apriamo il petto e appoggiamo giù, apriamo le gambe a destra e a sinistra, rilassiamo un attimino, portiamo il braccio destro verso destra, palma della mano su, appoggiamolo giù all'interno della gamba. Utilizziamo questo gomito alla spalla come leva per tenere il petto ben aperto, per non cadere verso la gamba, ma per tenere il busto aperto. E allunghiamo il braccio a sinistra verso destra. Continuiamo di girare il petto verso alto e magari guardiamo sotto il braccio a sinistra verso alto. Respiro presente. E torniamo sull'altro lato, appoggiamo il braccio a sinistra all'interno della gamba, braccio destro sopra, continuiamo a girare il petto in alto. E torniamo su, flettiamo in avanti. Torniamo su, chiudiamo le gambe in avanti, spostiamoci in avanti, scendiamo giù sulla schiena, ginocchia al petto. Se volete possiamo dondolare in avanti e indietro, a destra e a sinistra. Appoggiamo le braccia lungo il corpo, portiamo già le scapole sotto la schiena e allunghiamo i talloni verso il cielo. Radichiamo giù con l'ombelico, vogliamo sentire il contatto di tutta la schiena, vogliamo sentire soprattutto il tratto lombare appoggiato a terra. Creiamo un maggior allungamento della colonna vertebrale, anche portando il mento leggermente verso il petto, però tenendo il contatto, il peso che cade verso il basso. Respiro. Flettiamo le ginocchia al petto e apriamo le braccia destra e sinistra. Andiamo in torsione verso destra, le ginocchia cadono verso il braccio destro, restano bene in alto e lo sguardo verso sinistra. Lasciamo fluire il respiro, lasciamo il peso ben appoggiato. Torniamo sull'altra direzione. Le gambe verso sinistra, lo sguardo verso destra. E torniamo su. Allunghiamo su le gambe, apriamo le gambe a destra e sinistra. E portiamo le mani all'interno delle ginocchia. Anche qui la schiena allungata, respiro presente. E pieghiamo le ginocchia, appoggiamo i piedi insieme giù sul pavimento. Creiamo un bel inarcamento nella schiena, sentiamo che il tratto lombare non è più appoggiato, ma il pavimento, i piedi sono appoggiati insieme,
sul pavimento, le ginocchia bene aperte a destra e a sinistra, il mento leggermente verso il corpo. E il respiro presente. Lasciamo le mani appoggiare giù al pavimento e allunghiamo le gambe in avanti, portandoci in Shavasana. Lasciamo le dita dei piedi e le ginocchia cadere leggermente verso l'esterno. Palme delle mani sono girate verso alto. La schiena è rilassata, gli occhi sono chiusi, il viso è rilassato, senza espressione. Sentiamo il flusso del respiro. Lasciamo andare le tensioni nei piedi, le caviglie, i polpacci, le ginocchia, le cosce. Lasciamo andare le tensioni nel bacino, l'addome, il petto, la schiena. Le mani, i polsi, l'avambraccio, il gomito, le braccia, le spalle. Lasciamo andare le tensioni nel collo, nel viso. Lasciamo andare le tensioni mentali, semplicemente ascoltiamo il flusso del respiro. E di nuovo portiamo l'attenzione al corpo sottile, al corpo energetico. Come stiamo in questo momento? Magari sentiamo più leggeri. E semplicemente notiamo questo scambio di energia, l'inspiro, l'espiro. Quello che vogliamo portare dentro la nostra vita, immaginiamo di portarlo dentro con ogni inspiro. Magari la gioia, magari la determinazione. E quello che vogliamo lasciare andare, possiamo lasciare andare con ogni espiro. Magari pensieri, preoccupazioni inutili. Purificando il corpo con il respiro. E potete stare qui sdraiata per tutto il tempo che volete. Se no, cominciare a risvegliare il corpo, portando movimenti nelle mani, nei piedi, le braccia e le gambe. Venire su in una posizione comoda. Seduto. E portiamo le mani davanti al cuore. Vi auguro una giornata di serenità. Namaste.